Dillo se hai il coraggio. Questo è il titolo dell'ottava giornata della comunicazione di impresa che si è tenuta nella mattinata di mercoledì 29 settembre presso l'auditorium di Asso Lombarda in via Pantano a Milano. Il convegno, promosso dal Gruppo Servizi per la Comunicazione d'Impresa di Asso Lombarda, quest'anno ha acquisito ancora maggiore risalto inserendosi tra gli appuntamenti della Settimana della Comunicazione. Scopo dell'iniziativa? Voler sottolineare il ruolo chiave della comunicazione per la competitività delle imprese, rivolgendosi in maniera particolare al mondo delle piccole e medie imprese. Willy Proto, presidente del gruppo, ha introdotto il convegno evidenziando come oggi, forse più che in passato, sia fondamentale per le imprese recuperare una comunicazione coraggiosa, efficiente e di qualità, cogliendo le opportunità che un periodo di crisi come quello attuale può offrire, trasformando costi in investimenti. Primariamente indirizzata al nostro interno, ai nostri 6.000 associati, di cui sappiamo la maggioranza essere piccole e medie, che sono il target più sensibile per questo tipo di discorso. Quanto riguardo alla necessità della comunicazione, ricorderei solo un annuncio che apparse circa 20-25 anni fa negli Stati Uniti, che diceva: quando la pubblicità fa bene il suo lavoro, molte persone mantengono il proprio. Quindi la comunicazione è come un anello portante di quello che è la catena fra impresa e consumatore. La prima tavola rotonda dal titolo Ieri, oggi e domani, consumatore e media, come cambiano le relazioni, ha visto la partecipazione del presidente Ipsos Nando Pagnoncelli e del Managing Director Media Southern Europe e South Africa Nielsen Paolo Duranti, con la moderazione di Laura Cantoni e Alessandro Campanini, consiglieri del gruppo. Dinanzi alla crisi, spiega Pagnoncelli, gli italiani hanno messo in atto comportamenti d'acquisto più razionali, privilegiando le aziende che risultano migliori dal punto di vista della comunicazione e della capacità di ascolto. Ma la relazione tra i consumatori e la marca è cambiata, ma in termini positivi direi, in modo abbastanza sorprendente. Nel momento in cui è esplosa la crisi, gli italiani hanno reagito adattandosi alla crisi, modificando significativamente i loro stili di consumo, non certo improntandoli al pauperismo, ma a una maggiore razionalità, al compiacimento per le scelte fatte, la capacità comunque di tenere un livello di consumo adeguato a quello che era, diciamo, lo stile precedente. Ecco allora che le marche che hanno saputo da un lato capitalizzare i valori che attraverso la comunicazione che hanno promosso negli ultimi anni sono riusciti sostanzialmente a mettere al centro il valore del brand, e dall'altro le marche che sono state capaci di intercettare questa domanda di prossimità, di ascolto dei consumatori, magari considerando con attenzione, diciamo, la fase difficile che il paese sta vivendo e quindi investendo in promozioni e facendo in modo che il consumatore non rinunci, diciamo, alla qualità a cui era abituato. A seguire Marco Lombardi, presidente Younger Rubicam Italia, Angelo Ghidotti, direttore creativo esecutivo Sadler & Hennessy, e Paolo Guglielmoni, Client Creative Director Leo Burnett Italia, hanno preso parte a una discussione intitolata Comunicare non è improvvisare, come ripartire dai dati fondamentali. I relatori, moderati dal consigliere Luigi Ferrari, hanno mostrato una serie di campagne di comunicazione particolarmente coraggiose e innovative del panorama internazionale, rilevando al contempo la necessità che tutti gli interlocutori della filiera del mercato, imprese, comunicatori e pubblico, tornino attivamente a parlarsi, a dialogare, a comprendersi. Ma noi all'interno del nostro intervento abbiamo ripreso quello che il presidente di Asso Lombarda Martini ha detto nell'inaugurazione di lunedì, e cioè che ciò che conta in questo momento è porsi delle domande, non creare delle risposte che nascono purtroppo all'interno di un sistema che ha creato i problemi. E porsi le domande in questo momento, per quanto riguarda il mondo della marca e quindi dell'imprenditore, del comunicatore, delle persone, consumatore, è molto difficile. E noi abbiamo fatto questo, ci siamo posti proprio la domanda sullo stato di salute delle relazioni del mondo attorno alla marca e quindi del nostro lavoro. Il coraggio è una cosa difficile, poi non è un coraggio di tipo individuale, è un coraggio di tipo sistemico, perché devono avere coraggio i clienti, devono avere coraggio le agenzie, devono avere coraggio gli uffici acquisti
E insomma, bisogna avere, devono avere il coraggio gli istituti di ricerca, che molto spesso hanno una funzione, mi spiace dirlo, ma di limatura delle cose più creative. Quindi tutto il sistema andrebbe elevato di qualche gradino nel senso del coraggio. Il convegno è proseguito con una serie di interventi mirati ad evidenziare l'importanza del corretto utilizzo di strategie, tecniche e strumenti per ottenere un ritorno efficace e misurabile. Varie e significative a tal proposito le case history raccontate dalla voce diretta dei promotori di tali iniziative. Andrea Maffini, amministratore delegato Made in Travel Unicity Spa, Franco Guidubaldi, Head of Marketing House Brand Safilo Group, e Rosy Cassata, direttore creativo Nuncas Italia, intervenuti nella tavola rotonda dal titolo Fast ROI, attraverso investimenti sostenibili e misurabili, moderati dal consigliere Marco Cesare Canella. Infine, a chiusura della giornata, la tavola rotonda incentrata sul ruolo fondamentale che ha avuto e continua ad avere la comunicazione nel determinare il successo delle piccole e medie imprese, e ha visto confrontarsi due esponenti rispettivamente della grande e piccola impresa. Carlo Salvadori, direttore Consumer Marketing and Communication Nestlé Italia, e Luigi Lucchetti, presidente di Piccola Impresa Asso Lombarda. Una grande azienda, ma un'azienda, deve avere il buon prodotto, quello che è sempre meglio dei propri concorrenti, quindi parte da questo. È capace di fare identità di marca, di comunicazione, sa trovare le occasioni anche condividendo percorsi di crescita con altre realtà, con altre aziende, sa guardare i consumatori dove ci sono, sa guardare nell'intime esigenze del consumatore e sa vivere con loro, e quindi si riesce a crescere solamente se si trovano persone che vogliono acquistare i prodotti che si propongono. Quanto marketing e comunicazione possono influire nel business di un'azienda? Ma marketing e comunicazione alla fine è l'azienda, è la parte, diciamo, fondante dell'azienda. Se intendiamo per marketing la maniera in cui l'azienda entra nel mercato, interagisce con i propri consumatori, fa crescere il valore reciproco nella relazione. La comunicazione è qualcosa di assolutamente vitale per le imprese, soprattutto nell'era della globalizzazione, dove poter raggiungere i propri consumatori è diventato da una parte molto più semplice, perché gli strumenti a disposizione sono molto di più, ma ahimè anche per i concorrenti che stanno più lontani nel nostro mondo. Quindi la stanza globale è molto più popolata, e per poter essere raggiunto il consumatore giusto ci vuole efficacia, comunicazione, scientificità, programmazione. E coraggio? Coraggio a essere imprenditori ce ne vuole tantissimo, questo sempre, sì. Dalla discussione intitolata Erano PMI, oggi sono multinazionali anche attraverso la comunicazione, moderata da Adriana Maveglia, consigliere incaricato marketing sviluppo e promozione immagine a Asso Lombarda, emerge quanto sostenuto e ribadito significativamente nel corso della giornata. Riscoprire il valore di una comunicazione innovativa, coerente e coraggiosa è fondamentale per garantire il successo di un'impresa, piccola o grande che sia. Dietro il successo di molte imprese di diversi settori abbiamo visto che esistono degli ingredienti che sono uguali, al di là del fatto che possono essere poi ingredienti che hanno gusti diversi, però la procedura per poter avere successo da parte delle imprese italiane è identica a quelle che abbiamo visto mostrare questa mattina. E la prima sicuramente è il prodotto e l'innovazione di prodotto, e innovazione perché ovviamente il prodotto statico non serve, sicuramente la capacità di poterlo offrire sul mercato capendo i linguaggi degli interlocutori ai quali va diretto, e soprattutto essendo coerenti con questi linguaggi per un semplice motivo: per ottimizzare gli investimenti, quindi fare in modo che la comunicazione non sia un costo ma sia un investimento. E questo vale in tutte le imprese, le più piccole che sono preoccupate magari dell'investimento del denaro, o le più grandi che hanno già fatto questo tipo di esperimento. Ma la ricetta è sempre la stessa in tutti i settori, in tutti i mercati, e a maggior ragione oggi in Italia, dove c'è
poco coraggio, forse da parte degli imprenditori, di credere in loro stessi.